Che cosa si aspetta il Comune di Pongiovanino dal piano strategico metropolitano della città metropolitana di Napoli? Allora, naturalmente ci aspettiamo un aiuto economico, visto che i comuni con le proprie possibilità non riescono a sostenere le spese che sono ingenti, quindi un aiuto diciamo sostanziale economico per la realizzazione di alcune opere che sono importanti sia dal punto di vista proprio strutturale sia dal punto di vista di collegamento con i paesi vicinori. Qual è il contributo che il Comune di Pongiovanino intende offrire alla redazione del piano strategico metropolitano? Allora, come ho già espresso prima, praticamente vorremmo interconnettere i paesi confinanti e realizzare dei progetti che appunto connessi tra di loro possano realizzare un aiuto sia dal punto di vista proprio del snellire il traffico, sia far raggiungere alcune opere, alcuni manufatti che abbiamo, tipo la Cappella del Carmelo o il Parco Archeologico di Longola, realizzando strade e riqualificando la stessa cappella. Quindi ci sono uno o due obiettivi al raggiungimento dei quali il Comune di Pongiovanino punta sulla realizzazione del piano strategico? Sì, praticamente come ho detto è la riqualificazione, un'ulteriore riqualificazione della Cappella del Carmelo, che è una cappella di interesse storico che abbiamo al Comune di Pongiovanino, e la realizzazione di un asse viario, praticamente via cosiddetta Passariello, che permetterebbe di snellire notevolmente il traffico anche di mezzi pesanti che via Filippo Turati è costretta, specialmente in determinati orari, è costretta a sopportare.